L'instant replay condanna Varese a una sconfitta durissima da digerire. Episodio decisivo alla moviola del basket, a 18 secondi dal termine di una partita ricchissima di capovolgimenti di fronte, costa uno stop interno davvero indigesto alla formazione di Massimo Bulleri. Finisce 80-79 per Treviso, che beneficia di un gioco da 4 punti per un fallo antisportivo concesso dall'arbitro, il primo arbitro Carmelo Paternico, a seguito di una revisione della decisione dopo un penalità volontaria commessa da Rubiscola per fermare il cronometro sul più 3 per Varese. La consultazione della strumentazione al tavolo con le immagini induce l'esperto primo arbitro siciliano a cambiare la decisione e a segnare appunto la volontarietà del fallo, fallo alquanto discutibile dal punto di vista, dell'entità del contatto, che sembrava effettivamente un normale fallo di gioco. Grandi proteste logicamente da parte di tutto l'entourage biancorosso sulla decisione che ha chiaramente segnato la partita. A fine gara davvero furente la dirigenza varesina, in particolare Andrea Conti, anche per l'uscita dal campo con qualche scambio di opinioni con il direttore di gara. Alla fine Varese ha avuto 4 secondi per organizzare l'ultimo tiro, lo ha forzato con Tony Douglas, nonostante tutto il migliore nelle file dei biancorossi con 24 punti, una partita che comunque ha davvero mostrato una Varese dai due volti, dominante addirittura nei primi 15 minuti, addirittura più 17 con 35 punti segnati nelle battute iniziali, davvero fuori giri nel corso del terzo quarto, parziale di 1-24 dopo il 45-30 di metà gara in favore della formazione di Bulleri, con il 4-4 da 3 di Logan, che ha costretto l'Open John Metis a un inseguimento poi coronato dal sorpasso sull'asse Douglas-Ruzier, ma nel finale ancora troppe amnesie difensive, troppe amnesie a rimbalzo, in particolare per i biancorossi. 45 possessi per Treviso contro i 37 dell'Open John Metis, soprattutto troppi rimbalzi offensivi, ben 13 nel secondo tempo concessi a Treviso. Una sconfitta che fa male, malissimo, ad una Varese che si ritrova ora ultima in classifica, in una situazione davvero complicata, e inizierà il 2021 a Trieste sul campo di un'altra concorrente diretta per la salvezza.